Ok, assaggeremo per la prima volta questo kebab. Non guardate questo video se state mangiando. 10.000 like per il terzo episodio delle 100 cose da fare prima di morire. Prendo il kebab da Mohamed, perché non lo fa col manzo, ma con la carne d'infame. E oggi siamo con un nuovo vlog. Dopo il primo episodio di questa serie, oggi siamo tornati con la serie delle 100 cose da fare prima di morire. Nel primo episodio ho mangiato sushi, ho letto qualche commento e questa serie a voi piace. Quindi adesso continuo a fare le 100 cose che vorrei fare prima di morire. Continuo questa serie perché poi lo scorso video ha anche superato i 10.000 like, quindi grazie mille per il supporto. E rifacciamo la stessa cosa, 10.000 like per un altro video del genere. E cosa faremo nel video di oggi? Prima vi racconterò questa breve storiella. Praticamente io è da tantissimi anni che non mangio kebab. Io anni fa mangiavo veramente tanto il kebab, proprio mi piaceva. E adesso invece non so che sapore abbia, perché diciamo che sono diventato intollerante, come posso dire allergico, perché l'ultime 3-4 volte che ho mangiato kebab mi sono sempre sentito male. Ho sempre vomitato, mi avveniva sempre la febbre alta e quindi io non so più che gusto possa avere il kebab. E oggi starò qui a morire in diretta in questo video. Ho paura della morte. Quindi oggi all'uscita da scuola mi sono fermato a prendere il kebab, me lo sono messo dentro lo zaino. Sarà pure gelato. No, no, è ancora caldo, sa di carta stagnola. Annusate? Comunque, a parte scherzi, sto qui con kebab perché non lo mangio da anni. E quindi io mi sono praticamente ripromesso con me stesso: non mangerò mai più kebab in tutta la mia vita. Perché in poche parole mi sono sentito veramente tanto male. Non ho mangiato il kebab per un po' di mesi. L'ho riassaggiato e mi sono sentito ancora peggio. Ma oggi vorrei riprovarlo, perché comunque per me è una cosa da fare prima di morire. Fatemi sapere nei commenti se a voi piace il kebab. Comunque questa è una serie che io ci tengo tantissimo. Quindi andate in descrizione, vi lascio il link dello scorso video, proprio della playlist completa, dove lì finiremo tutto. Tutte 100 cose da fare prima di morire. E tanto che ci stiamo, nei commenti consigliatemi altri video da fare. Magari consigliatemi altre cose che voi vorreste fare prima di morire. Io comunque nelle note del mio telefono c'ho già la scaletta delle 100 cose da fare. Però magari, non so, cambierò qualcosa se vedo qualcosa di interessante nei commenti. Allora, io devo dire che amo la piadina. Magari molti di voi non lo sanno, però io vado pazzo per la piadina. Allora, io al kebabaro gli ho detto: mi raccomando, per favore, non mettere la cipolla. E lui mi ha fatto: sì, metto solo la cipolla. No, ho detto senza cipolla. E se me l'hanno messa con la cipolla? Vieni qua, kebabaro. Quindi adesso, ragazzuoli, proveremo a mangiarci questo kebab. Sicuramente non lo finirò tutto. Comunque io adesso lo assaggerò, magari mi piacerà. Però domani mi vedrete con 40 di febbre e con 10 kg in meno. Non vorrei già assaggiarlo. Comunque, per dire, la cosa delle 100 cose da fare prima di morire non sono solo sul cibo, eh. Anzi, già dalla prossima penso che al 99,9999% periodico non vedrete il cibo. Ok, assaggeremo per la prima volta questo kebab. Ok, non è la prima volta, però ormai non so più che gusto abbia. 10.000 like per il terzo episodio delle 100 cose da fare prima di morire. Non è male, però ancora non sono arrivata alla carne. Cioè, nel senso, c'era ancora poca. È freddissimo, però è buono. Scaldarlo, no. No, non andare a scaldarlo, ci mettevo troppo. Cioè, adesso mi è rimasto qua intoppato. Devo bere. No, l'acqua! Ma con cosa sarà fatto, secondo te, il kebab? Vuoi vomitare subito. Adesso andrò a prendere un po' d'acqua perché sto a morire. Mi si è praticamente intoppato qua. Adesso mi ricordo l'ultima volta che ho mangiato il kebab. Eravamo andati all'Expo del... Di che anno era, sa? 2 anni fa. No, di più. Tu stavi io in terzo, no, io in quarto. Io stavo in secondo. Quella è l'ultima volta che io ho mangiato kebab. E sa, ti ricordi quanti me ne sono mangiati? 3. 5. Forse è per quello che mi ero sentito male. Bene. Mi sento qua. Mi è venuta un'idea. Se questo video arriva a 20.000 like, farò la sfida con tutti quelli del Block Team. Ci mangeremo 5 kebab in 2 minuti. Lo farò solo se non mi sentirò male, perché già mi sta a fare male la pancia. Ma secondo te che so, intollerante o che cosa? Sei un cretino. Regà, dedicata a voi, aperta. Ma non ci sono riuscito. Round 2. Non ci sono riuscito, round 3. Chi pulisce? Tu. Si è fatta la certa, ciao regà, io devo uscire. Ciao, ci vediamo domani. Voglio pulire. No. Bisogna pulire veramente. Come si pulisce? Già sai quando ti risenti il coso e ti risali qua e arrivo.
non guardate questo video se state mangiando. Mi sento osservato, non posso bere. Beh, girate un attimo. Hai bagnato tutto. Pulisci la telecamera. Scusate se vi ho fatto la doccia. La bella lavanderina che lava i fazzoletti per i poveretti. Comunque a me non mi ha più il kebab, guardate. No. Lo lascio a papà. Sì. Papà, ti ho fatto questo regalo, a me sta venendo veramente da vomitare. Sta fa male la pancia. Mamma, che appena tornerai a casa dirai: perché hai bagnato per terra? E noi ti risponderemo: non lo so. Ora che stai guardando questo video, bene, è stata Sara. Questo blocco mi ha fatto così. Quindi lascio il kebab qui perché io non lo voglio più, cioè mi sta veramente risalendo. E vi dico che per me il video può finire qui. Spero che finisca qui e non finirà fra 3 giorni quando starò morendo. O tra 2 ore sulla tazza del cesso. Quindi ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi sta risalendo tutto. Mi raccomando, 10.000 like per il terzo episodio delle 100 cose da fare prima di morire. Mi devo sbrigare a farla questa serie perché morirò fra 3 giorni. Quindi, in bocca al lupo Sespo. Se questo video è piaciuto, lasciate un bel like, commentate e condividete. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per entrare nel vlog team e nella... Sespo Family. Yes! Noi ci vediamo in un prossimo video, o almeno spero di starci in un prossimo video e non morire adesso. Se non vedrete più video sul canale, è perché sono morto. Baci, cuccioli. Io mangio pizza che va, so che non va, ma mi fa...